Ah, scusa, Ti ho mandato a scuola di roccia mica per niente. D'accordo. Ringrazio ovviamente tutte le amministrazioni presenti, che sono quattro quest'anno. Abbiamo Bussoleno, Chianocco, San Giorgio e Bruzzolo. E quindi ringrazio tutti, come sempre, per prendere parte a questa manifestazione. Per noi, come ampio e importante, Palma Folle è sempre stata, insomma, una nostra manifestazione del cuore, tra virgolette, quella in cui ci mettiamo, insomma, tutto quello che possiamo. Questi sono i principi che, insomma, a cui ci ispiriamo, i principi della nostra Costituzione. L'8 dicembre del 1943 i partigiani hanno compiuto forse l'atto fondamentale, che è stato il giuramento di combattere il nazifascismo fino alla fine. Qua è avvenuta la storica battaglia di Balma Folle. Rientra l'8, siamo un anno dopo, meno di un anno dopo, l'8 luglio del 1944. Per chi non è del posto e per chi le storie magari non le conosce o non le ha lette, è molto semplice. C'era un periodo di tregua per lo scambio prigionieri tra fascisti e partigiani. I partigiani della 42esima erano proprio arroccati, questa era la base operativa loro. I fascisti interrompono questo, anzi, trasgrediscono questo patto, cercano di aggirarli salendo da Bussoleno all'alpeggio di Balma Folle. I partigiani erano armati, ma non molto. Da un'intuizione di quello che è il pastore, almeno così dice racconta la storia, dice: non abbiamo tante armi, buttiamogli delle pietre. Il comandante della 42esima era una persona molto competente perché è un ex militare, quindi un ufficiale dell'esercito, coglie questa idea e fanno proprio così. Quindi fanno rotolare a valle dei massi, i fascisti escono allo scoperto e vengono falcidiati. Lasciano sul campo 18 persone e quindi abbiamo pensato, ricordando questo evento, di farlo qua, proprio in questo posto. Area della memoria, il compito, lo dice la parola stessa, dovrebbe aiutarci a ricordare, a non ripetere. Non è proprio così, le guerre continuano, le guerre ne finisce una, ne inizia un'altra, poi ne riprenderà un'altra ancora. Esiste sempre l'aggredito, l'aggressore. Esistono le persone che non c'entrano nulla e che subiscono gli eventi della guerra, esistono i grandi spostamenti dei popoli. Diciamo, più o meno dopo tanti anni siamo sempre qua a parlare delle stesse cose, ma è importante che queste cose ci siano, perché anche solo se una persona riesce a cambiare idea e a capire che la guerra comunque fa veramente schifo, è già un risultato. 150 o giù di lì morti partigiani. Gente di 15, 16, 18, 20 anni, 22, 150. E poi caduti civili, le decine, centinaia di baite bruciate, distrutte, quindi con la gente senza la possibilità di trovare alloggio. E quelli fatti prigionieri, portati a Sant'Antonino, lì al passaggio livello, portati a Giaveno, portati a Coazze, portati in 5 o 6 posti, fatti scendere 10 per volta dal camion e fucilati lì. E a quelli della fossa comune è andata anche peggio, perché invece di fucilarli gli hanno sparato le gambe e li hanno lasciati morire dissanguati con un'agonia che è durata più giorni. Questo è la guerra. La guerra dove da una parte c'erano questi giovani che scappavano per salvare la vita, dall'altra c'erano quegli altri che erano andati a finire lì, soprattutto quelli, virgolette, nostri, italiani, arruolati nelle formazioni della Repubblica Sociale Italiana, che probabilmente non sapevano perché erano lì e che non avevano avuto la possibilità, il coraggio, l'intuizione di fare la scelta che invece i loro coscritti avevano fatto, finendo nelle formazioni partigiane e finendo poi massacrati in quei modi orribili. Quelli di San Giorgio, ammazzati a bastonate. Io ho una lettera drammatica scrittami da una signora che fu inviata dal CLN per
vedere cos'era capitato e descrive lo stato dei cadaveri, lo sterno aperto, gli occhi fuori dalle orbite, cose di questo genere, che in condizioni normali credo che nessun essere umano, ma manco lontanamente, si pensi. Ma dopo 5 e 3, 8 anni di guerra e tutte quelle che c'erano state prima in terra d'Africa, in terra di Spagna e dappertutto nel mondo, diventava quasi una cosa normale, usuale. Ebbene, noi abbiamo un compito importante, che è quello del dire non deve diventare questo normalità, non deve diventare questo l'ineluttabile, perché questo è veramente l'aberrazione dell'umanità, è la negazione dell'umanità, è la barbarie più totale. Noi abbiamo il compito, davanti a questo monumento e alle centinaia di altri monumenti che sono disseminati soltanto in Valle di Susa e alle decine di migliaia che sono disseminati in Italia e alle centinaia di migliaia che sono disseminati in Europa e non soltanto, di essere presenti, ma di essere presenti in modo critico, cioè essere presenti così perché c'è la commemorazione non è sufficiente. Forse poteva esserlo negli anni immediatamente dopo quel 25 aprile, ma adesso non lo è più. Qua si viene perché qua si ragiona, qua si pensa a quello che è stato, quello che idealmente doveva essere nella testa dei costituenti e che non è stato, e qua si pensa a cosa invece possiamo fare, partendo dalla scuola, che è laddove si formano le menti, laddove si formano le coscienze, laddove si crea un'umanità nuova e quella che verrà dopo. Un grazie enorme a quei partigiani che noi abbiamo conosciuto, soltanto quelli che già anziani erano qua, Cairolo, Pensare, Sorara e quanti altri, pensare, Enrico. e che tutti gli anni venivano, tutti gli anni ci raccontavano un pezzo e tutti gli anni volevano parlare con i giovani. Io penso una cosa importante, no? Alla frase di Calamandrei quando dice chi pensa alla Costituzione deve salire sulle nostre montagne. Questa lotta antifascista era una lotta radicata nel territorio, di gente che sapeva cosa faceva. Tutti in qualche modo scelgono, poi un po' è il destino, un po' sono le conoscenze, un po' è la famiglia, un po' sarà anche la scuola. Però io penso che quello che conta oggi è quello che tutti sappiano dove stanno, che cosa scelgono, le conseguenze che delle azioni possono fare, che usare la parola democrazia che cosa vuol dire, la libertà di chi? La libertà mia va a cozzare con quella degli altri, che cos'è la libertà, che cos'è la democrazia? Questi sono dei concetti su cui è importante riflettere. Secondo me camminare su questi sentieri, capire, fare, rendersi conto che della gente loro coetanea gli ha fatto queste cose. Secondo me è importante per capire oggi dove stare, cosa pensare, cosa leggere, come ragionare, con chi confrontarsi. Io penso che questa è la staffetta che noi stiamo portando, perché nessuno di noi, mi sembra ormai, nessuno di noi ha fatto davvero il partigiano allora, però lo possiamo fare oggi e il modo di farlo oggi è questo, secondo me. Essere molto vigili nel difendere quello che ci hanno donato e nel fare di tutto perché si mantenga e si ampli. L'episodio della battaglia dei Massi che ha raccontato lui l'ho sentita dalla voce di Alzano, che era di Bruzzolo E che lì c'era. e lui c'era e ce l'ha raccontato un mucchio di volte e penso che, anche sono d'accordo con Bruna, essere qui oggi è una scelta, è una nostra scelta di dove, da che parte stare.